Voce 24 News. Italia. Carne coltivata in laboratorio. 7 italiani su 10 sono contrari alla messa in commercio. Il Codacons esulta per la legge che vieta la produzione di carne coltivata in laboratorio e altro cibo sintetico. Dopo aver sostenuto pienamente la battaglia di Coldiretti contro il cibo sintetico, cioè coltivato in laboratorio, un tema che riguarda in modo diretto i consumatori sia su fronte economico che su quello sanitario, il Codacons ha fatto un'indagine di gradimento tra la popolazione. Giusta la legge. Sacrosanto mettere al primo posto le politiche di tutela della salute dei cittadini. Questi ultimi hanno diritto a vederci chiaro in materia di cibo artificiale e per questo abbiamo sostenuto Coldiretti nella sua giusta battaglia, spiega il presidente Carlo Rienzi. Non a caso 7 italiani su 10, cioè una maggioranza schiacciante, sono contrari alla messa in commercio del cibo artificiale prodotto in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. È per rispettare le loro idee e i loro interessi che ci battiamo e continueremo a batterci insieme a Coldiretti affinché carne e altri alimenti sintetici non compaiano nei negozi italiani fino a che non ci saranno certezze assolute e definitive sulla loro sicurezza, conclude Rienzi. Campania News. Vallo di Diano, Salerno. 400 parti al curto di polla. De Laurentiis, qualità, oltre che quantità. Con la notizia del raggiungimento di 400 parti presso il punto nascita dell'ospedale Curto di Polla si tira un sospiro di sollievo. Il primario del reparto di ginecologia e ostetricia, Francesco De Laurentiis, precisa che, a fronte del successo della strategia da lui messa in atto per scongiurare la paventata chiusura del punto nascita, esiste una carenza di ostetriche, essendo un paio di loro andate in pensione. De Laurentiis ha spiegato che proprio grazie alla professionalità delle ostetriche si è ottenuto la riduzione del 42% dei parti cesarei, in linea con l'andamento dei centri nazionali. Inoltre, il tasso di mortalità è pari a zero. Dunque, abbiamo raggiunto con i 400 parti non solo un risultato quantitativo ma anche qualitativo. Sant'Arsenio, Salerno. Si rinnova uno degli appuntamenti classici del Circolo Banca Montepruno che, nel corso degli anni, ha caratterizzato il periodo invernale. Le parole suonate sarà il titolo del concerto per la pace che, domani domenica 10 dicembre, alle ore 19, arricchirà la proposta culturale ed artistica da sempre messa in campo dal sodalizio promosso e sostenuto dalla BCC Montepruno. L'evento si svolgerà presso il Teatro Comunale Amabile di Sant'Arsenio, con l'esibizione del pianista Tony De Giorgi. L'appuntamento musicale è organizzato dal Circolo Banca Montepruno, dalla Fondazione Montepruno, dall'Associazione Culturale Luigi Pica e in collaborazione con Jazz Club di Potenza. L'ingresso è libero. Cilento, Salerno. Si è svolto a Roma presso l'Associazione della Stampa Estera l'incontro per celebrare i 25 anni dalla iscrizione nella lista UNESCO Kyoto 5 dicembre 1998 dei paesaggi culturali del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con le aree archeologiche di Pestum e Velia e con la Certosa di Padula. Il fondatore e direttore della Borsa Mediterranea Turismo Archeologico Ugo Picarelli ha coordinato i lavori che sono stati aperti per l'Associazione della Stampa Estera dal saluto della presidente Esma Kakir e dalla referente per la cultura Carmen del Vando Blanco. In occasione dell'incontro sono intervenuti il presidente del parco Giuseppe Coccorullo, che ha presentato le attività in programma nel 2024, il senatore Antonio Iannone, che ha sottolineato quanto la BMTA sia una grande possibilità per mettere in mostra il Cilento e favorire una rinascita della Campania e del Sud, l'imprenditore del territorio Giuseppe Pagano, che ebbe grande attenzione dal critico d'arte Gillo Dorfles, che volle fargli dono di alcuni suoi disegni, divenuti il marchio di alcuni vini di punta dell'azienda agricola San Salvatore 1988, Alfonso Andria all'epoca dell'iscrizione presidente della provincia di Salerno, capofila degli enti che con soprintendenza archeologica e parco del Cilento lavorarono alla candidatura. Salerno,
La provincia di Salerno aderisce alla giornata dei diritti umani e alla marcia della pace. Non possiamo più assistere immobili alla sistematica violazione del diritto internazionale. Con decreto del Presidente 253 del 5 dicembre 2023, la provincia di Salerno aderisce alla Giornata Internazionale dei Diritti Umani e alla Marcia della Pace e della Fraternità che si svolgerà ad Assisi il 10 dicembre 2023, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Salerno, la Certosa di Padula diventi autonoma. Riprendiamoci la gestione dei beni culturali con la creazione di un centro operativo della Direzione Regionale dei Musei Campani direttamente a Salerno. Questa è la proposta organizzativa della CISL FP Salernitana, guidata da Miro Amatruda, al Ministro della Cultura Gennaro San Giuliano. I siti verso i quali il sindacato ha posto attenzione: Villa Romana di Minori, Museo Archeologico di Sarno, Museo Archeologico di Ponte Cagnano, Museo Archeologico di Eboli, Museo Archeologico di Sala Consilina. La Certosa di Padula, come sito UNESCO e grande attrattore culturale della Campania, potrebbe anche avere gestione autonoma, così come Pestum e Velia. Calabria News. Corigliano Rossano, Cosenza, al pronto soccorso, distrugge tutto e aggredisce i medici, arrestato un 23enne. Notte da incubo a causa di un paziente in grave stato di alterazione. Notte complicata all'ospedale Guido Compagna di Corigliano Rossano, dove un paziente in evidente stato di alterazione ha seriamente danneggiato i locali del presidio sanitario e ha aggredito un medico, il personale infermieristico e un carabiniere. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha limitato la devastazione nei locali ospedalieri. Basilicata News. Basilicata. A Potenza acceso l'albero della legalità allestito dai carabinieri e inaugurato dagli alunni. Esperienza educativa indimenticabile per i circa 60 alunni dell'Istituto Comprensivo Torraca, Bonaventura di Potenza, che hanno inaugurato le festività di Natale con l'accensione dell'albero della legalità allestito dai carabinieri presso la sede del locale comando provinciale di Potenza. L'aforisma del sabato di Stefano Cazzato. Lux Ottica. Vedere lungo con la settimana corta. La voce del meridione, una voce libera, informazione libera, che dà voce al territorio e alla gente. Seguici e iscriviti al nostro canale YouTube, resta sempre informato.